All'interno del gruppo produce una particolarità, questo vino si chiama Timpanaro. Eugenio, ci vuoi spiegare questo vino particolare? Il vino si chiama Timpanaro perché sorge su un terreno fortemente scosceso. In calabrese la timpa è un terreno scosceso, amaro perché è molto difficile da coltivare, quindi chi lo coltiva compie uno sforzo notevolissimo. Quindi una terra difficile, produce quasi pochissimo, 500 grammi per pianta naturalmente, senza trattamento. È un vino di grandissima consistenza, ottimo profumo, colore e molto morbido. Ha una prevalenza internazionale, insomma, cioè un mix tra Maglioppo e il Portapiano. Invece è un vitigno autoctono, qui siamo su un Maglioppo in purezza. Anche qui si cerca di saltare il colore, le rese sono molto molto buone. I tannini sono un po' più, diciamo così, esuberanti rispetto al Timpanaro, ma credo che il vino valga la pena di essere bevuto.